Parliamo del rapporto tra l'uomo e gli animali domestici in quest'ottica di quarantena del coronavirus. Ed in particolare, l'animale domestico può essere infettato dall'uomo e come reagisce? Allora, dobbiamo premettere che per quanto riguarda questo Covid-19 che ha provocato una pandemia, dobbiamo dire che dal punto di vista medico-veterinario non esiste alcuna evidenza del passaggio del virus all'uomo, al cane o al gatto, parlando di animali domestici. Ci sono solo, ecco, da fare una premessa, perché ci sono state solo 4 casi diagnosticati dove è stato riscontrato il Covid-19 su 2 cani e 2 gatti. 2 cani e un gatto a Hong Kong sono stati ritrovati positivi al coronavirus, e un gatto in Belgio. C'è da dire che questi 4 soggetti, per quanto riguarda i 2 cani e il gatto ad Hong Kong, sono autoguariti, che non c'è stata una vera e propria patologia, quindi non c'è stata nessuna manifestazione di tipo clinico della sindrome respiratoria sugli animali. Solo nel caso del gatto del Belgio è stata riscontrare una lieve sintomatologia della durata di 4-5 giorni ed è autoguarito. Non c'è stata nessuna evidenza di passaggio da questi animali all'uomo, ma bensì è il contrario, cioè è l'uomo che può contagiare l'animale domestico. Si trova, ecco, in giro, c'è qualcuno che ha consigliato, no? Ha consigliato di mettere una sorta di quarantena all'animale, soprattutto in un ambiente dove c'è un contagiato, no? Di isolare l'animale. Ma non c'è, ecco, nessun riscontro di tipo scientifico che può allarmare la popolazione, i proprietari degli animali da compagnia, da mettere una sorta di allontanamento dell'animale. Non esiste il contagio da cane e gatto all'uomo. Non è stato ancora riscontrato in nessun modo. Che cosa accade nell'animale, eventualmente, una volta che viene infettato? Non ha alcuna sintomatologia. Il virus non ha nessuna possibilità di replicare, perché manca qualcosa per poter poi dare una patologia su questi animali, quindi non può aggredire tutte quelle strutture che fanno parte dell'apparato respiratorio, no? Dove ovviamente questo è l'organo di elezione del virus, perché non ha la stessa potenza che ha sulle cellule, sui recettori dell'uomo. Visto che in rete girava una notizia che gli animali dovevano essere allontanati dalle persone infette perché potevano poi replicare l'infezione, quindi possiamo smentire questa notizia? Non può assolutamente il cane o il gatto trasmettere il virus ad altre persone, alle persone sane oppure a componenti della famiglia dove questi animali vivono. Non lo può nel modo più assoluto. Dottore, un'altra cosa che le volevo chiedere è questo fatto che devono essere disinfettate le zampette al ritorno dell'uscita, quando vengono portati fuori per i bisognini. C'è gente che addirittura aveva consigliato disinfettare le zampette addirittura con la candeggina, che credo che sia altamente corrosivo per gli animali. Giustamente, quest'altra precauzione, l'importante è soltanto, ma pure che una salviettina umidita, un po' di acqua e sapone, ma non c'è bisogno di utilizzare disinfettanti sulle zampette degli animali, dei cani in particolare, giustamente. Il ruolo degli animali in questo momento di quarantena è notevolmente più forte perché si vanno a stringere di più i legami tra il proprietario e l'animale domestico. E in particolar modo in questa fase, in questo periodo di quarantena, ecco, l'animale può dare soltanto, ecco, gioia, benessere, soprattutto nei periodi di forte stress. Potrebbe essere la quarantena già un periodo di stress praticamente per molte persone. L'animale tende a distrarre e ovviamente a trasmettere, proprio una questione di livelli di energia, ecco, soprattutto l'animale che viene pure utilizzato nella pet therapy. Il principale beneficio degli animali domestici è certamente quello del venir meno della solitudine. Il fatto di prendersi cura di un animale modifica moltissimo la percezione che noi abbiamo della nostra posizione nel mondo.
Quindi col tempo migliora l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, quindi l'autostima, e favorisce il venir fuori di emozioni positive, così come favorisce anche le relazioni sociali, quindi una fiducia verso gli altri e un'apertura verso il mondo esterno. Gli animali domestici sono quindi a maggior ragione importanti in questo momento di isolamento, soprattutto per quelle persone poi che stanno affrontando questo isolamento in solitudine, perché sono un elemento importante di compagnia e di contatto anche fisico, lì dove manca il rapporto con le persone care e con gli altri. Da tenere presente che gli animali domestici sono importanti perché, andando a stimolare delle emozioni positive, possono essere utilizzati anche per situazioni di depressione o di ansia, e quella che viene normalmente chiamata pet therapy.